Per le forze alleate in Europa, Bastogne diventa rapidamente un simbolo, il simbolo della volontà di resistere. A una settimana dall'inizio dell'offensiva delle Ardenne, l'aiuto per gli alleati è in arrivo. La quarta armata, al comando del generale Patton, che era diretta a sud, compie un'inversione a 90 gradi e punta su Bastogne. L'obiettivo è di portare soccorso alle truppe stremate dall'assedio tedesco. L'esercito di Patton è in marcia, ma impiegherà alcuni giorni prima di riuscire a raggiungere la città belga. E si dubita che i soldati assediati riescano a resistere fino ad allora. Le fitte nubi invernali impediscono un rifornimento aereo o anche l'arrivo di truppe fresche e munizioni con gli alleati. Bisogna resistere finché il tempo non migliori. Ma c'è un problema: stanno finendo le munizioni per i fucili e non ci sono quasi più colpi per l'artiglieria. Informato sulla situazione, McAuliffe risponde: non sprecate i colpi, sparate solo quando vedete il bianco degli occhi. Sono momenti davvero disperati. Poi un giorno... Lo senti anche tu? Sì! È la nostra aviazione! Sì! Ce la faremo! Il 23 dicembre il tempo finalmente migliora. Gli aerei alleati si levano immediatamente in volo e cominciano a paracadutare i rifornimenti. Il Natale arriva in anticipo nella città belga. In poco più di 4 ore, 241 aerei riforniscono le truppe di cibo, medicinali e munizioni. Forza, apri! Apri! Mettete a terra! Avanti, forza! Sbrigatevi! Forza, forza! A questo punto i tedeschi capiscono di dover conquistare la città perché il tempo sta scadendo e decidono così un attacco lampo. Ma l'esercito non è più quello dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. I migliori sottufficiali sono in gran parte morti, così come molti comandanti. Hitler sta davvero grattando il fondo del barile per rimpinguare i reggimenti. Molti soldati sono semplici cittadini arruolati senza alcun addestramento. Alcuni hanno solo 16 anni. Johann, sei nuovo in questa unità? Sì, signore. Sono rimasto a lavorare nella fattoria di famiglia quando i miei fratelli si sono arruolati. Sono rimasti tutti uccisi in Russia. Io sono stato comunque chiamato per l'offensiva. Johann, Hitler ha bisogno di tutti i suoi figli per difendere la madre patria. Sì, signore, capisco. Riforniti di munizioni, gli americani si mettono rapidamente all'opera, scaricando sulle truppe tedesche una pioggia di proiettili. Grazie per il caffè. Mentre gli americani bombardano le postazioni tedesche, von Manteuffel viene a sapere che Patton si sta avvicinando rapidamente da sud. È chiaro che se riuscirà ad arrivare a Bastogne, sarà impossibile conquistarla. Così von Manteuffel decide di andare ad attaccarlo e chiede l'autorizzazione all'alto comando tedesco. Ma Hitler resta fermo sui suoi ordini. Il Führer ha rifiutato la mia richiesta. Concentrate tutte le forze su Bastogne. Dobbiamo raggiungerla e conquistarla prima dell'arrivo degli americani. Avanti. Vigilia di Natale del 1944. Gli uomini che si definiscono i bastardi bastonati di Bastogne si preparano a resistere a un'altra lunga e fredda notte. Fuori dalla città si ammassa tutta la quinta divisione tedesca. Ormai intrappolati e col rischio di essere attaccati alle spalle, i nazisti sanno di dover conquistare Bastogne o morire. Dove hanno fallito con la strategia e i colpi d'artiglieria, vogliono ora riuscire con la semplice superiorità numerica.
Mentre gli americani lottano per tenere Bastogne, le armate di Patton sono ancora ad alcuni chilometri di distanza. Più si avvicinano alla città cerchiata, più avanzano con difficoltà. Guida! Guida! A Bastogne le truppe tedesche sono implacabili. Ma gli americani non cedono terreno. Riforniti di munizioni, i loro pezzi di artiglieria colpiscono i carri armati e i fucili i soldati tedeschi. I nazisti incontrano una resistenza molto più tenace di quanto si aspettavano e ora hanno un grosso problema. Dove sono i rinforzi? Mi servono altri carri! I tedeschi hanno commesso un errore strategico. Non hanno a disposizione alcun rinforzo, né uomini né mezzi.